Era stato presentato il progetto in occasione della sfida fra zebre e bulls di fronte al pubblico dell'Anfranchi. Ora, proprio allo stadio Lanfranchi, Audace e Rugby Parma hanno iniziato l'attività con gli Under 13 lunedì scorso, poi da calendario saranno coinvolte anche le squadre Under 9, 11, 13, 15, 17 delle due società per fare allenamenti congiunti. I protocolli tecnici del lavoro da svolgere sul campo sono stati sviluppati da Roland De Marigny, Head of Rugby di Rugby Parma, figura conosciutissima nel mondo della palla ovale a livello internazionale, e da Marian Ciobanu, direttore tecnico dell'Audace. Ma qual è la finalità di unire calcio e rugby? Ce lo spiega il presidente audacino Luigi Mavilla. Gli obiettivi sono diversi, dice il presidente. Prima di tutto si migliorano le capacità fisico-motorie, ma anche quelle tecniche e tattiche, sia dei ragazzi che degli stessi allenatori che partecipano al progetto, grazie al reciproco scambio di elementi in grado di perfezionare le rispettive preparazioni, attraverso esercizi diversi da quelli ai quali i ragazzi sono abituati e che pongono in evidenza nuove attitudini insite in ciascuno di loro. Vogliamo inoltre insegnare ai nostri atleti come affrontare le novità e come cimentarsi con esse, senza remore, con curiosità e tanto divertimento, visto che ogni sfida vale la pena di essere vissuta. Oltre ad aspetti tecnici e fisici, in questo progetto c'è anche un obiettivo di carattere sociale. Fare gruppo, continua Luigi Mavilla, anche con giovani di età diversa che praticano discipline diverse, allo scopo di sviluppare uno spirito di adattamento e una concreta capacità di integrazione. Ogni attività, che osa Mavilla, anche se diversa dalla propria, va affrontata con passione e tanto impegno, così come va affrontata la vita.